Ciao a tutti e bentornati nella Rocca San Vitale di Sala Baganza, più precisamente nel loggiato, ed è proprio ciò di cui voglio raccontarvi. Il loggiato è su due registri, una piano terra e questo è il primo piano, o piano nobile. Apparentemente può sembrare un semplice corridoio, ma in origine era il luogo dove natura e architettura si incontravano, poiché esso si affacciava sul giardino interno del palazzo. Ed ecco qui che le decorazioni floreali, gli uccellini e le farfalle, riempiendo le volte a vela, diventavano un prolungamento degli alberi e dei fiori del giardino, unendo così interno ed esterno. Gli affreschi risalgono al periodo rinascimentale, quando i San Vitale erano i signori della Rocca. Ritroviamo proprio nei capitelli delle colonnine lo stemma della casata. Nell'Ottocento, il tenente Michele Varron, all'epoca proprietario del palazzo, ordina l'abbattimento del lato est, sud e ovest, provocando così la necessaria chiusura del loggiato attraverso parete, soffitto e pavimento di nuova costruzione. Il loggiato perde la sua funzione di intermediario tra interno ed esterno. Ora vi chiederete cosa c'entra Maria Luigia in tutto questo. Questa è la riproduzione di un acquerello, datato 1820, conservato presso il Museo Glauco Lombardi di Parma. Come vedete, il soggetto è lo stesso loggiato in cui ci troviamo ora, e in fondo notiamo che il lato non esiste più, ma il loggiato è ancora aperto. L'autrice di questo acquerello è appunto la duchessa Maria Luigia. Con una panoramica sulle volte e il loggiato, saluto, invitandovi a venire a trovarci non appena ci sarà possibile accogliervi. A presto!